Ragazzi, si ferma anche la Juventus. Si ferma anche la Juventus. Prendiamo un punticino contro la Roma in casa nostra. Se non sbaglio, adesso la classifica recita: Inter 7, Juve 7, Torino 7. Udinese stava vincendo, quindi dovrebbe essere a 7 per Udinese. Comunque, siamo a pari punti con le prime. Non ci disperiamo. Il primo test importante, no, contro una big è arrivato stasera e purtroppo lo abbiamo, non dico cannato perché comunque non hai perso, però ecco, diciamo che in casa è un discorso un po' contorto, perché se tu guardi la classifica ti viene anche strano dire un punto guadagnato dalla Roma, perché sei in casa contro la Juve è un punto guadagnato. Sì, però vedendo la classifica della Roma, 2 punti in 3 partite, comunque la situazione della Roma rimane precaria. Però è un punto guadagnato perché comunque sei in trasferta contro la Juve. Per noi non è un punto guadagnato, non sono neanche 2 punti persi però, perché parliamoci chiaro ragazzi, stasera non una bella Juve, non una bella Roma, secondo me, una partita veramente bloccata. Bloccata. Bloccata da ambe le parti. Sembrava che ci fossero 300.000 Bellsprout a fare avvolgimento. Giocavate a Pokémon, avvolgimento, quando ti bloccava il Pokémon. Ecco, uguale, uguale. Bloccata, bloccata. La Roma in 90 minuti avrà fatto, se no, 2 tiri, uno con Pellegrini deviato dalla deviazione di Locatelli, l'altro con Angelino nel secondo tempo, che è il tiro più pericoloso, secondo me. Dove praticamente c'è questa sponda per Angelino che col mancino tira la palla e esce fuori di poco, lì ha rischiato. È un altro tiro da fuori area nel primo tempo al volo, dove però De Gregorio facilmente la prende e la blocca. Noi altrettanto, abbiamo fatto pochissimo, perché poi alla fine l'azione più pericolosa, se vogliamo, è quella dove c'è stato quel bellissimo velo di Ealing, Ealing non c'è più, quel bellissimo velo di Yildiz. Dove poi la palla arriva a Bangula che fa la sponda per Yildiz. Yildiz poi prende il pallone, la porta avanti, palla dentro. E questo Vlahovic, no, che col mancino svirgola un po' questo pallone. Però comunque la prende bene, la palla andava anche in porta. E Svilar, da gran portiere qual è Svilar, si è fatto trovare comunque pronto e l'ha smanacciata per via laterali. Però sì, i due allenatori si sono imbrigliati a vicenda. Oggi veramente pochissime azioni da gol. Tanto possesso palla da una parte e dall'altra, poi da noiosetta. Diciamo così, eravamo abituati bene, diciamo, con Thiago Motta, con 3-0 col Como, 3-0 col Verona. La Roma però non è il Verona, né il Como, quindi purtroppo siamo stati imbrigliati. Imbrigliati loro, imbrigliati noi. Un 0-0 che, ti dirò, adesso c'è la sosta, quindi 15 giorni per recuperare intanto anche i vari infortunati, Thuram, Weah, eccetera, eccetera, e per amalgamare un po' di più questa squadra, no? Per fargli rientrare nei meccanismi meglio, per cercare di comunque anche, come posso dire, di ritrovare quella condizione ai nuovi arrivati, perché ragazzi, ora questa formazione qua anche oggi è stata messa uguale da Motta, perché comunque squadra che vince giustamente non si cambia. Però ecco, la formazione poi titolare di Motta un domani sarà un'altra, perché io poi voglio iniziare a vedere i Nico Gonzalez dall'inizio, i Koop Miners dall'inizio, i Douglas Luiz dall'inizio. Io proprio voglio iniziare a vedere questa gente qua dall'inizio. Ora, al momento non sono ancora in condizione, perché per Motta se no non riescerebbe in panchina. Diciamo che Koop Miners, con Sessão e Nico Gonzalez sono arrivati tardi e quindi per quello. Invece Douglas Luiz lo pretendo un po' più in campo. Adesso, anche oggi, comunque, meno male. Douglas Luiz, ragazzi, ha una tranquillità e una serenità nel gestire il pallone. Che a un certo punto, in mezzo a 3-4 avversari della Roma, sembrava che danzava su quella palla, ma la palla non gliela togli. Non gliela togli. E Fagioli non bene con quel fallo subito da giallo all'inizio. Dovbyk contenuto bene da Bremer e Gatti alla fine. Inizialmente hanno fatto qualche fallo sull'ucraino perché comunque fisicamente reggeva, però poi è stato comunque contenuto bene. Non ho capito la scelta di De Rossi, devo essere sincero, di mettere Dybala in panchina. Non so se non stava benissimo Paolo Dybala, ma io come uno come Paolo Dybala lo metto sempre. Da una parte ringrazio De Rossi che non me l'ha messo, perché averlo avuto contro dall'inizio sarebbe stato un problema. Sulle c'è da dire che non ha fatto chissà cosa, però su quella fascia lì molte volte saltava, parecchie volte Ocabal o Bangula, quindi su lei comunque il suo l'ha fatto. Però ragazzi, ripeto, una partita abbastanza bloccata, brutta, entrambe le squadre sembrava che non volessero perdere, avevano paura, e quindi è prevalsa la paura ed è arrivato un punticino a testa. Motta ha provato a cambiare tanto, soprattutto nel secondo tempo, ha
anche con McKennie che è entrato e tutto. Ha provato anche a mettere Nico Gonzalez falso 9 al posto di Vlahovic, perché Vlahovic oggi come Dobic ne ha prese poche, veramente veramente poche. Contributo bene Randica e Mancini, anche questo va detto. Però ecco, potevamo fare sicuramente meglio in casa con il nostro pubblico, con la spinta e tutto, ma non si può neanche sempre vincere, ragazzi. Cioè, alla fine nessuna è a 9 punti. Potevamo esserlo noi a 9 punti da soli. Nessuna a 9 punti. Siamo 3-4 squadre a 7 punti. E dopo la sosta si riprende, si lavora e si continua. Ragazzi, noi dobbiamo fare il nostro campionato. Noi dobbiamo fare il nostro campionato. È il primo anno di Motta. Non gli si chiede di vincere il primo anno Motta, perché molti dicono che la Juve ha speso tanti soldi, ha preso tanti giocatori, quindi è costretta a vincere. Beh, avrà preso anche tanti giocatori, sono d'accordo. Se la può giocare, ma non è costretta a vincere, perché alla fine, ragazzi, è il primo anno di Motta. L'anno di Motta è il primo, quindi il primo anno è stata programmazione, no? È un ciclo nuovo che si è aperto di nuovo, e quindi, nel senso, bisogna dar tempo anche a Thiago Motta. Il primo anno non gli si chiede lo scudetto subito. Poi, ovvio, se arrivano i trofei, tanto meglio. Tanto tu giocatelo lo scudetto, non vincelo, giocatelo, perché negli ultimi anni manco quello abbiamo provato a fare, a lottare per lo scudetto. Già, se comunque si lotta quest'anno e si dà del filo da torcere, sono già contento. Poi i prossimi 2 anni vedremo. Però, ragazzi, capisco la squadra, capisco tutto. Però, ripeto, la Roma in molti, dai, vincete, ha fatto un punto in 2 partite. La Roma è pur sempre la Roma, ragazzi. La Roma non è scarsa come squadra. Al di là che poi ha iniziato male il campionato, è un altro discorso. Ma la Roma come squadra non è scarsa. Manu Koné, devo essere sincero, è entrato, mi è piaciuto molto. Il francesino di a centrocampo, volere molto interessante, molto molto interessante. Però, insomma, tutta la Roma alla fine in fase difensiva ha giocato bene, perché ci hanno contenuti. In fase offensiva è mancato qualcosa, noi in fase difensiva bene, perché poi alla fine voi non vuoi, 0 gol subiti anche oggi, terzo clean sheet di fila. Fase offensiva è mancato qualcosa. Con Seisao è entrato abbastanza bene, dinamico, ha provato anche a saltare, a fare. Però oggi tante imprecisioni, ragazzi, tante imprecisioni, tanti passaggi sbagliati oggi. E soprattutto anche molte volte sembrava che volessimo arrivare col pallone dentro la porta. O passaggi sbagliati o quel passaggio di troppo. Proviamo anche a calciare ogni tanto, che adesso i tiratori ce l'abbiamo, eh. Non è che non ce l'abbiamo, quindi troppi passaggi di troppo, oppure comunque, nel senso, passaggi sbagliati, un po' di imprecisione. Ma ripeto, ci può stare, non si può sempre vincere, non mi sto qua a arrabbiare, non è un video sfogo. Ora godiamoci questa pausa nazionale di 15 giorni con questa Nations League con l'Italia. E niente, ragazzi, dai, io direi che il video può finire qua. Peccato, comunque lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, commentate qui sotto nei commenti e fate sapere un po' voi cosa pensate appunto di questa vita qua tra Juventus e Roma. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, e soprattutto, ragazzi, anche se vi fa piacere, l'iscrizione al canale, che comunque fondamentale, non costa nulla e per me vuoi dare un supporto. Basta fare clic su iscriviti e siete iscritti. Se fate un cazzo di cuore, condividete anche il video con i vostri amici, facciamo anche loro, e attivate la campanella notifiche, così non perdete il prossimo anno. In descrizione anche il link del body channel e link anche degli altri gruppi social. Qui da me è tutto, fino alla fine, sempre forza comunque Juventus. Bella, ragazzi.